Si torna a parlare di dividendi e si torna a parlare di Australia, un mercato a mio modesto parere bistrattato troppo, ma che offre degli ottimi spunti di investimento. Dopo averci dedicato una puntata della serie della mia rubrica Rizza le orecchie, quella sui REITs, ho pensato fosse interessante anche dedicare un video ad aziende da dividendo australiano che magari non fossero necessariamente connesse al mondo che io tanto amo, che è quello appunto dei REITs, dell'immobiliare quotato. Oggi ne ho selezionate tre, a mio parere molto ma molto interessanti, e non vedo l'ora di parlartene. L'unica cosa che devi fare è devi pazientare che finisca la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io, come sempre, sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Ritorniamo a parlare di Aussie, come si definiscono in slang gli australiani, come ricorda anche la canzone di AC/DC, ed oggi vado a presentare tre aziende da dividendo che possono sicuramente trovare spazio, o potrebbero trovare spazio, nel mio portafoglio. Come sempre ricordo che questi non sono assolutamente consigli finanziari, ma sono semplicemente mie valutazioni personali per quello che potrebbe essere e che potrebbero essere aziende che si incastrerebbero bene nel mio portafoglio personale. Non è detto che tutti abbiano le stesse esigenze e in ogni caso, essendo spunti di riflessione, poi ognuno deve fare le proprie valutazioni, i propri approfondimenti. Dusk Group Limited opera come rivenditore specializzato omnicanale che si concentra sui prodotti di fragranza per la casa e anche per non per la casa, principalmente in Australia. Offre novità relative a candele profumate, profumate a colonna, non profumate, coniche, coniche penesterno, tea light, votive. Vende anche dei portacandele e degli accessori collegati alle candele se stesse, la cera fusa. Prodotti simili per la fragranza e per la casa, inclusi i diffusori, i purificatori d'aria, gli oli essenziali, i diffusori a lamella, ma anche spray per ambienti e biancherie, come l'Aust che compriamo qui in Italia, per cuscini, anche gomme di gel profumate. L'azienda va a vendere anche oli essenziali e i set che vanno a di contorno anche per la fitoterapia. Vendono le portacandele a uragani, quelli che sarebbero le vecchie lampade a cherosene, ma in questo caso sono delle particolari linee di produzione che dovrebbero ricordarle. Vendono anche lanterne, portacolonne e poi di contorno piatti, set e vassoie e accessori, bruciatori a nafta, prodotti per la cura delle candele e i relativi prodotti per la conservazione. Diciamo che hanno questo mondo, molto il metaverso delle candele si potrebbe definire. Opera attraverso una rete di negozi fisici e negozi online con il marchio Dusk. La società è stata costituita nel 2014 ed ha sede ad Alexandria, in Australia. Per il momento, nella data di registrazione di questo video, ha 220 dipendenti. È un'azienda piccola che capitalizza solo 172 milioni di dollari australiani e, come dicevo prima, è stata fondata nel 2014 e si è quotata solo di recente, in particolare nel novembre del 2020. Azienda che, dato il proprio business, non è stata assolutamente aiutata dalla pandemia, avendo principalmente dei negozi fisici, ma che ha saputo resistere bene alle dinamiche di mercato che si erano create. Il suo ticker DSK è, dopo poco aver avuto un picco del prezzo dovuto proprio alla quotazione iniziale, è scesa dopo i 6 mesi canonici ai livelli che secondo me potrebbero essere considerati interessanti. Per l'anno fiscale terminato nel 27 giugno del 2021, i ricavi di Dusk sono aumentati del 47% a 148 milioni e mezzo di dollari australiani. L'utile netto, anche questo, è aumentato da 9 milioni e mezzo ai 21 milioni e 9 di dollari australiani. I ricavi vanno a riflettere un aumento della domanda dei prodotti e i servizi della società, dovuto anche alle condizioni di mercato favorevoli che si sono andati a creare subito dopo appunto la riaperture. Il dividendo per azione è stato pari a 0,25 centesimi di dollaro australiano, dando uno yield lordo del 7,43% e uno netto per noi italiani del 3,72%. Ricordo che la tassazione australiana è del 30%, in questo caso il payout ratio è del 70%, alto ma sostenibile, considerando che dal punto di vista patrimoniale si tratta di un'azienda in salute, con degli asset a breve termine e a lungo termine che coprono abbondantemente e facilmente tutte le passività. In termini di previsione di crescita, abbiamo un fatturato che è previsto crescere con un annualizzato del 9,1% su base annua, ovviamente, e invece gli utili earnings
del 7,3% sempre su base annua. L'azienda ha attualmente un margine netto del 14,71% con un lordo del 68% abbondante. Unica pecca, a mio parere, il cash flow, che è andato in territorio negativo in questo 2021, che appunto è appena passato, per cui bisogna tenere d'occhio la situazione. Passiamo invece alla seconda azienda, anche questa piccolina. Questa si chiama Navigator Global Investments Limited ed è una holding che fa gestione patrimoniale di tipo diversificato. La società è impegnata nella fornitura di prodotti e di servizi di gestione degli investimenti a investitori che sono a livello globale, per cui coprono tutto il mondo, attraverso la propria controllata al 100% che si chiama Lighthouse Investment Partners LLC e investimenti di un portafoglio di partecipazione di minoranza invece di 6 altre società che hanno appunto sempre un business di gestione patrimoniale alternativa. La società opera attraverso due segmenti, Lighthouse Group e NGI Strategic Group. La prima opera come gestore di fondi a rendimento assoluto globale con dei veicoli di investimento. Invece la seconda, NGI Strategic Group, detiene diversi investimenti strategici su base minoritaria in una serie di entità di gestione patrimoniale alternative. Lighthouse è una società di gestione degli investimenti a livello globale che offre strategie di hedge fund agli investitori che cercano di diversificare il proprio mix di asset e realizzare una crescita con una correlazione inferiore alle tradizionali allocazioni azionarie e obbligazionarie. Attualmente, quando sto registrando questo video, opera con 136 dipendenti. Dal punto di vista della capitalizzazione, quasi il doppio di Dusk, con 336 milioni di dollari australiani, e il suo ticker, come dicevamo prima, vabbè l'avete capito, è NGI, e si è quotata nel 2006. Il gruppo Navigator ha stimato un patrimonio in gestione di 21,5 miliardi di dollari, quelli statunitensi, al 30 settembre 2021. Per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2021 i ricavi si sono andati ad incrementare del 6% a 108 milioni di dollari. Il reddito netto è aumentato del 47% a 26,8 milioni di dollari australiani e i ricavi vanno a riflettere l'aumento del segmento aziendale. Una cosa interessante è che le spese professionali di consulenza sono diminuite del 38% a soli 5 milioni di dollari australiani di spese. Dal punto di vista finanziario la considero ottimamente, pur avendo una copertura a breve termine incapace di coprire le passività di lungo, si tratta comunque di una situazione di un'alta disponibilità di asset se comparate con le proprie passività, le proprie liabilities. La copertura del dividendo a parer mio è ottima, con un payout del 64% e uno yield lordo del 7,9%, che al netto della doppia tassazione porterebbe in tasca a un italiano un generoso 4% netto. In questo caso crescita che non sarebbe stimata in doppia cifra, con entrambi gli earnings e il fatturato che si presume vadano in una direzione di posizionamento attorno al 5% su base annua. Questo non implica una cattiva crescita, ma non bisogna attendersi dei numeri da paura. Ha un margine netto più alto, con circa il 25% scarso, e uno lordo che va oltre l'82,5%. Al contrario di Dusk, qui il cash flow aumenta e per cui bisognerebbe andare a studiare meglio i bilanci precedenti per comprendere come è stato generato questo flusso positivo e appunto se può continuare nel tempo. Ricordo che questi sono delle mere analisi, diciamo, sommarie e non approfondite. Ultima azienda del lotto, anche questa piccolina, Shaver Group Shop, ed è impegnata questa nella vendita di prodotti al dettaglio per la toilettatura, specializzati attraverso i suoi negozi di proprietà aziendale e anche alcune reti di negozi che vengono nati in franchising. L'azienda offre i suoi prodotti in varie categorie, come ad esempio i suoi elettrici, compresi anche i ricambi, i regola barba, a me non serve tanto, kit per la toilettatura, regolatori per il naso, a me servirebbe un bulldozer, e orecchie e anche la cura della barba, tosatrici per i capelli, toilettatori per il corpo, inclusi prodotti per la cura del corpo e depilazione a lungo termine e rasoi manuali, tra cui le lame dell'uomo. Non mi serve. Spazzole da barba, sette da barba e accessori da rasoi. Offre anche delle cure orali, per cui questo potrebbe servire come spazzolini elettrici e ricariche per questi spazzolini, depilazione femminile, non serve a me, compresi epilatori a lame da donna, anche acconciature, prodotti per le acconciature come bigodini, styler e anche alcune altre tipologie di prodotti come massaggiatori, compresi massaggiatori per la schiena, stimolanti per la circolazione, massaggi a piedi, massaggi manuali al collo e benessere, diciamo, in linea più ampia, inclusi anche i purificatori ad aria.
Al 30 giugno del 2021, quando si è chiuso appunto l'anno fiscale, operava attraverso una serie di 121 negozi fisici. Offre anche i suoi prodotti online attraverso i suoi siti web. La società era precedentemente nota come Lavomer Ryer Holdings Pimited Limited e ha cambiato il proprio nome appunto in Shaver Shop Group Limited nel maggio del 2016. L'azienda è stata fondata nel lontano 1986, io avevo 6 anni, e ha sede a Chadston in Australia. Ha una market cap bassa di 151 milioni di dollari australiani e il suo ticker è SSG, un dividendo lordo dell'8,53% con un netto a noi italiani al netto della doppia tassazione che sarebbe del 4,42%. Per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2021 i ricavi di Shaver sono aumentati del 9%, arrivando a 214,6 milioni di dollari australiani. Anche l'utile netto è aumentato del 68% a 17,5 milioni di dollari australiani. I ricavi li effettuano le vendite al dettaglio, aumento totale del 10% a 213 milioni, quasi 214 milioni di dollari australiani. L'utile netto ha beneficiato dei margini sulle merci per un totale di aumento del 6% al 44,3% e le altre spese sono state diminuite da management del 15% arrivando a 3,6 milioni di dollari, per cui anche il management fa benissimo il suo lavoro. Le spese invece del labor, dei dipendenti, sono diminuite del 17% a 2 milioni e mezzo di dollari australiani. Un dividendo per azione che è aumentato da 0,03 centesimi a 0,08 con un payout ratio molto sostenibile che si attesta al 58% attuale. Azienda che è prevista crescere sui 3 anni con un annualizzato di circa del 6,7% dal punto di vista degli earnings e del 5,8% per quanto invece concerne il fatturato. Non si trova in una posizione ottimale, perlomeno per come guardo e scelgo e seleziono io le aziende, in quanto pur avendo tantissimi asset, per coprire le passività si troverebbe ad avere problemi solo nel breve termine se si verificassero, se si andassero a verificare degli eventi quantomeno inaspettati, in quanto le passività a breve termine non sono coperte propriamente da quello che sono gli asset a breve termine. Margini rispetto alle due aziende precedenti che sono più bassi, con un lordo del 30% scarso ed un netto dell'appena 8%. Cosa positiva però è che qui sia il fatturato che il net income, che il gross profit sono in costante aumento anno dopo anno da anni. Tre aziende, diciamo così, che ho presentato oggi, se si può considerare le normali aziende minuscole, se si prende ovviamente come riferimento i grandi colossi di cui di solito si parla, ma a mio parere che possono essere approfondite. Non bisogna puntare solo sulle aziende consolidate, ma andare a ricercare delle chicche che magari in pochi conoscono. E tu conoscevi queste tre aziende? O ne hai altre nella tua watchlist di aziende australiane magari? Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento e ti chiedo come sempre di farmelo capire con un bel pollice in su, così anche YouTube comincia a capire e a notarmi e anche voi cominciate ad essere di più. Ci vorrebbe qualche iscritto in più. Aiutatemi su. Inoltre, se sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessuno dei miei contenuti successivi, le due cose molto semplici che puoi fare sono quella di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per non perdersi nessun contenuto successivo. Noi ci vediamo domani con Rizza le orecchie, che sarà una live e che spero lo sia da ora in poi per ogni mercoledì, per cui ti aspetto e vi aspetto numerosi. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani. Ciao!